Maria Vera Ratti, attrice di teatro e cinema. Classe 1994, di origine napoletana, ha studiato in una scuola internazionale per poi, una volta finito il liceo, volare in Olanda. Tornata in Italia, si è poi dedicata al seminario estivo prima del teatro. Si è fatta conoscere dal pubblico italiano come Nina, la piccola della serie Rosie Abate, la sua prima esperienza lavorativa. Oggi il suo talento l'ha portata a recitare a fianco di grandi personaggi, dal commissario Ricciardi a Mina Settembre, fino a Bastardi di Pizzo Falcone. Ciao Maria, presentati ai nostri ascoltatori. Ciao, sono Maria Vera Ratti, e sono un'attrice, sono di Napoli, e vivo a Roma e ciao. Cosa volevi fare da grande? Ma in realtà non lo sapevo da piccola, c'è stato un periodo al liceo in cui volevo fare la critica letteraria, ma in realtà è solo perché avevo un'insegnante italiana molto brava e mi aveva fatto appassionare, ma ero molto incerta, infatti ho fatto l'università prima di capire cosa volessi effettivamente fare. L'ho scoperto, l'ho capito a 22 anni, quindi sì, non lo sapevo da piccola, ero molto un po' confusa. Come è nata la passione per la recitazione? Allora, io vivevo in Olanda, ero all'università e c'era un gruppo di ragazzi che volevano fare uno spettacolo, non c'era un regista, avevamo tutti 19-20 anni praticamente e abbiamo messo in piedi questa cosa molto goffamente e mi è molto piaciuto. Poi ho fatto degli incontri, ho conosciuto delle persone che mi hanno un po' ispirato, dopo la laurea ho fatto questo seminario a San Miniato che si chiama Prima del Teatro in Toscana e a quel punto ci sono stati 2-3 momenti che mi hanno proprio fatto capire che la mia vita doveva andare in quella direzione lì. La tua prima esperienza lavorativa? La mia prima esperienza lavorativa è stata 2 anni fa, su Rosie Abate 2, la seconda stagione, dove facevo una ragazzina che si innamora del figlio di Rosie Abate. La prima cosa che hai fatto quando hai visto che stavi piacendo al pubblico? Ma in realtà quando ho fatto solo una cosa, sono stata contenta quando magari è capitato che delle ragazzine mi fermavano, quello forse è la cosa che fa più piacere, fa anche un po' di imbarazzo, però fa anche molto piacere. Però sì, ho fatto solo, cioè l'unico lavoro mio che è uscito è stato quello, è uscito l'anno scorso, mi sa. Il tuo idolo? Il mio idolo? Boh, in questo momento forse c'è questa attrice che si chiama Saoirse Ronan, che è un'attrice irlandese, che ha esattamente la mia età e a me quando vedo una ragazza della mia età che ha successo, che è brava, che è forte, che va per la sua strada, mi casa, quindi in questo momento è lei. Cosa dobbiamo aspettarci dalla serie TV Commissario Ricciardi? Non lo so, anch'io non l'ho vista. Quello che posso dirvi è che c'è stato in maniera eccezionale una grande coralità di tutti i reparti, nel senso che hanno lavorato tutti insieme con una fortissima coesione, hanno fatto un lavoro veramente anche molto stancante, secondo me non hanno mai dormito la maggior parte della troupe e quindi ci hanno messo tanta passione, tanta forza, tanto entusiasmo, tantissima cura ai dettagli da parte del regista soprattutto e secondo me vi potete aspettare cose belle, spero, mi auguro, ma credo proprio di sì. Descrivi con 3 aggettivi Enrica Colombo. Enrica Colombo è forte, è sincera ed è determinata. Luigi Ricciardi e Enrica Colombo, che rapporto c'è tra i due? All'inizio c'è un rapporto. In un'intervista Lino ha detto che hanno un'affinità elettiva, ecco, non saprei dirlo in maniera migliore, sono proprio due persone che avvertono questo fortissimo legame anche prima di conoscersi veramente. Com'è stato lavorare accanto a Lino Guanciale? È stato molto divertente, è stato bello e mi è stato di ispirazione, sicuramente di supporto, ma è stato soprattutto molto divertente, che è la cosa più importante. Facciamo un tuffo nel passato. Rosie Abate, cosa ha rappresentato per te questo personaggio? Rosie Abate per me è stato parte il primo lavoro
più preso nella vita, quindi la prima volta che mi hanno preso, e quindi ero molto entusiasta, sotto shock. Poi c'erano attori molto, molto bravi, soprattutto voglio dire Giulia, ovviamente, che è la protagonista, dalla quale ho imparato moltissimo. È stato molto importante, è stata proprio una palestra dove ho imparato tutto, proprio a riconoscere la destra dalla sinistra. È stato molto importante per me, forse il più importante, perché la prima cosa è sempre quella dove impari di più, credo, non lo so. Come stai vivendo questa situazione del Covid? Adesso forse meglio, non lo so, faccio un po' di difficoltà a dormire, però fortunatamente ho due coinquiline, una si sta facendo il caffè adesso, con le quali vado molto d'accordo e che ci facciamo compagnia e quindi è più piacevole. Farai il vaccino? Spero proprio di sì, spero di sì, sì. Cosa ne pensi dei non-mask e dei no-vax? Penso che ognuno ha le sue ragioni, però quando si intacca la salute e il bene comune non c'è giustificazione, quindi dovrebbero... Vabbè, il no mask proprio non ci sono parole. Cosa ti aspetti dal futuro? Lo so, non mi aspetto nulla, spero... Non mi aspetto nulla, perché se avessi aspettative... Uno può rimanere magari deluso. Spero di lavorare sempre con registi che stimo, che mi stimano, e di lavorare su sceneggiature belle e con attori che stimo, e di portare voce a degli esseri umani che sono esistiti o no, scritti sui testi. Descrivi la recitazione con tre aggettivi. La recitazione è verità, vera, quindi vera, è finta, perché in realtà è finzione, però quando la fai bene è tipo la cosa più vicina alla verità che abbia mai conosciuto, e è divertente,